Jonathan Cascianian ha trovato l'amore? Tutte le dichiarazioni dell'ex naufrago. L'Isola dei Famosi è ormai finita da qualche mese, ma i gossip sui partecipanti di quest'anno non è ancora finito. È arrivato il momento di parlare anche di Jonathan Cascianian, già vincitore del Grande Fratello 5, opinionista TV e non amante delle etichette come afferma lui stesso. A quanto pare, galeotti furono i mesi sull'isola, dove si è svolta la tanto chiacchierata ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Sembra che Jonathan infatti abbia trovato l'amore con una ex naufraga come lui, Bianca Azzei. Il pilota di motocross Max Biaggi. Con cui ha trascorso due anni molto intensi della sua vita, sarebbe quindi solo un vecchio ricordo per la cantante sarda. Dopo il suo ritorno dall'Honduras, la donna ha rilasciato diverse dichiarazioni a riguardo in cui ha affermato esplicitamente di aver ritrovato finalmente la felicità con un altro uomo. Prima di partire, in un'intervista aveva detto che per lei l'amore è la cosa più importante e che si augurava di rivivere presto una storia così splendida e importante che le aveva dato tanto. E chissà che sull'isola non sia successo proprio questo. Le dichiarazioni di Jonathan Cascianian sul suo presunto amore. Arrivati sull'isola, lei era una ragazza ferita dall'amore e lui era un giovane single prontissimo per un amore nuovo. Così, vivendo ogni giorno ed ogni notte insieme, affrontando insieme le diverse avversità, Bianca e Jonathan si sono conosciuti meglio e hanno scoperto di avere più di qualcosa in comune. Questo feeling poi dopo il reality si è amplificato. Jonathan ha sempre detto di essere in cerca del vero amore. Non ha mai parlato tanto della sua vita privata per pudore ma non crede che ci sia nulla di male nel farlo e proprio in un'intervista da Barbara D'Urso. Decide di condividere una parte dei suoi sentimenti con il pubblico italiano. La conduttrice gli mostra un videomessaggio di saluti proprio della sua cara Azzei e lui si commuove. Dice di provare per la donna un affetto speciale e che prova un bisogno forte di averla sempre vicino. Non vuole dare un nome a questo sentimento ma vuole solo goderselo. Continua poi dicendo che non sa esattamente se è amore, ma che hanno dormito per tre mesi mano nella mano. Sarà quindi nata una nuova coppia. Per mantenervi aggiornati su questo amore e per tutte le altre anticipazioni sulla TV e sul gossip italiano consigliamo a tutti i lettori di seguire il canale TV e Gossip qui su Blasting News.